Verrebbe a dire Palachemon in festa per questa prima meritata grande vittoria. Beh sì, direi meritata per il gioco che abbiamo espresso, per il carattere che abbiamo messo in campo e per la continuità. Verona, abbiamo preso Verona sicuramente in una giornata storta, però noi l'abbiamo sempre messo sotto, e anche il terzo set, quando hanno cercato di rimettersi avanti, siamo riusciti a dimostrare che in questo momento noi siamo più forti. Bravi a sfruttare i loro errori, ma abbiamo visto anche una crescita continua sotto il profilo del gioco e della grinta. Sì, il carattere non ci manca e speriamo di riuscire a metterlo in campo tutte le partite insieme alla tecnica. Possiamo dire che ci ha sorpreso anche la mossa di Sebuli, ma è stata forse una mossa vincente sull'opposto. Beh, il coach l'aveva detto da martedì che provavamo questa opzione, perché purtroppo nei momenti in cui Bram va in difficoltà non abbiamo una soluzione di livello. L'ha provato tutta la settimana, è andato bene, l'ha presentato in campo stasera e direi che ha risposto molto positivamente. Quant'è la soddisfazione adesso che le cose cominciano ad andare come volete? Beh, adesso devo ancora godermela. Marco Fenoglio, bello davvero vedere le Palachemon in festa per questa bellissima e meritatissima vittoria. Sì, oggi è stata una grossissima soddisfazione, quindi sono contentissimo, credo che abbiamo meritato la stragrande, perché in tutti i fondamentali li abbiamo messi sotto e quindi credo che sia il risultato più giusto. Il lavoro paga, la crescita è evidente, la mossa di Sebuli è stata azzeccata. Sì, questa settimana avevamo fatto dei cambiamenti, avevamo provato qualcosa di diverso e ha pagato. Lei è uno che crede sempre molto nel lavoro, giustamente, però adesso forse è il momento di gustarsi questa prima soddisfazione. Sì, adesso assolutamente sì, oggi è stata una vittoria grandissima, un 3-0 meritatissimo e quindi adesso festeggiamo. Verona forse sottotono, però bravissimi voi davvero. Di Verona a me non interessa niente, noi abbiamo vinto 3-0 giocando molto bene, le abbiamo messi sotto tutta la partita. Di squadra? Di sempre di squadra. E da ora in avanti? Adesso facciamo festa per questa partita. Bruno Bagnoli, è arrivata una sconfitta, possiamo dire anche meritata, sottotono la vostra prestazione, almeno visti da fuori. Sicuramente San Giustino ha giocato una bellissima partita, in primis De Togni è stato bravissimo e anche l'opposto che ha sostituito Van den Dries ha fatto bene il suo, però sicuramente è mancata la marmilanza dal punto di vista tecnico, abbiamo perso in maniera netta il confronto di battuta ricezione, abbiamo avuto un atteggiamento molle, attaccato il pallone di squadra in maniera assolutamente insufficiente, quindi San Giustino ha assolutamente meritato di prendere i tre punti. Tanti errori anche nel terzo set che pure sembrava portarvi sotto. Sì, però non teniamo nel tempo, non riusciamo a tenere un livello di gioco adeguato per un lungo periodo di tempo e quindi San Giustino ha meritato di vincere. Qual è l'aspetto più negativo così a caldo dopo questa prestazione? Ma sicuramente l'approccio tecnico che abbiamo avuto nella fase di cambio palla, abbiamo ricevuto male e attaccato peggio. La mossa di Sebuli opposto, la sorpresa oppure può essere stata decisiva? Ma non è stato quello che ci ha creato problemi, nel senso che noi comunque nella fase punto i nostri muri li abbiamo presi, i nostri break point li abbiamo fatti. È stata nella fase del cambio palla dove siamo andati molto in difficoltà, loro sono stati bravi con la battuta e col muro difesa a tarpare le ali a tutti i nostri attaccanti. Esco De Marche, va da questa sconfitta per 3-0 piuttosto netta, un po' deludente la vostra prestazione. Bruttissima, scusate che mi era partita una parola strana. Ma dal mio punto di vista penso che sia la prima e l'ultima partita che possiamo disputare in questa maniera, perché giocare così male io personalmente non l'ho mai fatto, però è un po' tutto un demerito nostro di squadra. Noi sapevamo che venivamo qua, trovavamo un campo molto difficile perché il pubblico in un parasport così dà la carica alla squadra di casa, bravi loro, ma soprattutto questa bravura dovuta a loro da dei meriti nostri, perché non siamo entrati in partita in nessun fondamentale, soprattutto la battuta che è il nostro fondamentale su cui ci puntiamo tantissimo. Penso siano arrivati 0 punti, 1, non lo so, ma tutto un insieme di cose, troppi fallosi in attacco, fallosi in ricezione, su battute che noi sapevamo gli obiettivi quali fossero. È stata una brutta partita da parte nostra. Perché tanti errori? Avete una spiegazione, anche se ancora non è il momento magari di un'analisi lucida? La spiegazione rispetto a me a darla, aspetterà il coach farla martedì. La cosa che è stata visibile sotto gli occhi di tutti è che noi abbiamo fatto schifo, che non siamo proprio entrati in partita, da in primis dagli atteggiamenti delle facce,
ma poi anche proprio tecnicamente in campo sembravamo così buttati dentro a caso, ed è giusto aver perso in questo modo. Ripartire subito naturalmente. Sì, adesso a noi aspetta un tour de force con Cuneo, Macerata, Vibo, Trento e Piacenza. Dobbiamo resettare da subito e partire. Sappiamo già che siamo svantaggiati con queste squadre in qualsiasi fondamentale. Dobbiamo giocare spregiudicati, non lo so, andare a tirare non forte così, però essere più sereni, sapere che dobbiamo disputare la nostra gara e vada come vada.